Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Mafiopoli. Questa settimana vorrei cominciare con un articolo che ha come sottotitolo Padre Patrino e si intitola Da papà ho ereditato l'ottimismo, da mamma l'amore per la conoscenza. Chi parla è Lucia Riina, figlia di Totò Riina e Ninetta Bagarella. L'articolo, che dovrebbe essere un corpo del reato, nel reato di favoreggiamento culturale e in questo caso paragiornalistico alla mafia, è stato pubblicato sul settimanale Panorama. E l'intervistata è Lucia Riina. Lucia Riina, pittrice, sappiamo, l'abbiamo letto anche qualche mese fa, con un bel sito in Bella Vista, che viene intervistata e ci racconta la sua dolce famiglia. Anzi, pone anche questa domanda provocatoria che dice: Vi sembro donna di mafia? Dice l'articolo di Siana Vanella, che mamma ha conseguito il diploma magistrale, quindi ci parlava spesso di storia dell'arte, di letteratura. Papà era un appassionato di libri. Dico, Totò Riina, vi ricordate Totò Riina, quello che si difendeva dicendo che non sapeva nemmeno parlare, che era solo un poveretto ignorante, diceva di non aver mai sentito parlare della parola mafia. Conosce, ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Guardasse che io, da avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non La conosco domanda è se nessuno. riconosce Non ho detto se ne ha l'esistenza. sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra, non conosce questa organizzazione. No. Non sa nulla di questo. No, avvocato. Quindi l'ha letta soltanto sui giornali. Ma sentite la televisione, il giornale. Ecco. Trascorreva le sue serate a leggere volumi sulla storia della Sicilia, Totò Riina. Credo di avere comunque ereditato l'amore per la pittura dallo zio Leo Luca. Leo Luca è. Signor Presidente, buonasera. Buonasera. Sono Bagarella Leo Luca. Devo leggere una petizione, se lei mi consente, a nome di tutti i detenuti. Presidente, ma una cosa che inizia a nome di tutti i detenuti che viene Vediamo preannunziata di che come una cosa si tratta, Pubblico petizione. Ministero. Vediamo di che cosa si tratta. Oh, Pubblico Ministero, non è che sta facendo chissà che cosa. Autore di plurimi omicidi, tanto per pensarne uno, viene in mente uno dei due Sallo, ecco che evidentemente aveva questo grande amore per la pittura. In casa custodisco gelosamente alcuni suoi dipinti, i regali delle zie per il mio matrimonio. Sapevano che anche dal carcere lo zio avrebbe apprezzato il gesto. Ora, al di là della favoletta della famiglia felice di Totò Riina, un uomo che, come sappiamo, ha sulle spalle non solo i morti, ma anche le fasi più buie di questo paese, e che, tra l'altro, forse sarà un caso, proprio in questo momento, è testimone e stata miccia di un'altra fase, sicuramente assolutamente critica, come le minacce a Nino Di Matteo e il processo sulla trattativa. Lucia Riina ci tiene a ricordarci che ha un ricordo di gioia e serenità della sua infanzia e dice: Si respirava amore puro in casa, sembrava di vivere dentro una fiaba. Mamma mi accudiva, papà mi adorava e mia sorella Mari, per farmi addormentare, mi raccontava le favole accarezzandomi i capelli. Mio fratello Gianni mi metteva sulle sue gambe chiamandomi Pesciolino. Salvo era il compagno di giochi. Avevamo un cane e un gatto, per questo adoro gli animali. Noi siamo un paese strano. Siamo un paese in cui, quando qualcuno è uno stronzo e muore, se ci pensate, diventa un santo. Mentre non è mai uno stronzo morto. Noi siamo un paese che riesce ad intervistare la figlia di uno dei più sanguinari, ma soprattutto mediocri e imbecilli uomini di mafia che abbiamo avuto in questo paese, senza pronunciare la parola mafia. Qualcuno dirà che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. C'è un bell'intervento di Adriana Stazio. Dice: Infatti, Lucia Riina non è responsabile delle scelte di suo padre, che rimane suo padre, però è una persona adulta che ha deciso sì di vivere la sua vita senza entrare in associazioni mafiose, ma ha scelto di fare una propaganda di questo tipo. Va ricordato che nelle regole di Cosa Nostra non entrare nell'organizzazione non è una rottura. La rottura è mettersi contro Cosa Nostra e le sue regole. E forse un giornalista oggi avrebbe dovuto chiedere a Lucia Riina che cosa ne pensa di quelle regole, che cosa ne pensa di suo padre, senza invece fare, come è successo su Panorama, un'intervista in cui si riesce a non chiedere conto e nemmeno a pronunciare la parola mafia. Una cosa invece molto curiosa è che la parola mafia Lucia Riina l'ha utilizzata.
l'ha utilizzata sul suo sito internet e siamo andati a cercarlo e ve lo vogliamo far vedere grazie al suggerimento di Marco Gifuni. Non bisogna essere dei tecnici per capire, basta aprire il vostro browser, cioè il programma con cui abitualmente navigate in internet, e andare sul sito di Lucia Riina. Ora andiamo, quello che vedete ovviamente non è il sito di Lucia. Eccolo qui, il sito con i suoi meravigliosi dipinti. Bene, dovete sapere che ogni sito viene indicizzato dai motori di ricerca, cioè in parole povere viene trovato da Google o sulle altre pagine che utilizzate per trovare le informazioni con alcune parole chiave. Le parole chiave che Lucia Riina o il suo webmaster ha utilizzato sono, beh, a parte Lucia, Colleone, eccetera, lo vedete benissimo qui, ha utilizzato la parola mafia. Strano. Diciamo noi, proprio lei che di mafia sembra che non ne voglia proprio parlare, ecco che la utilizza semplicemente per portare visitatori al suo sito. Ognuno è libero di tirare le proprie conclusioni. Cara Lucia Riina, vedi, al di là dell'amore e delle tue discutibili opere d'arte, vorrei che tu ti rendessi conto che oltre ad aver vissuto nell'amore, come dici, sei figlia di uno stronzo. Sei nipote di Loluca Bagarella, che è uno stronzo, e di due uomini che la storia additerà come infami criminali di questa nostra epoca. Tu puoi anche essere indifferente, per carità, ma noi che cerchiamo di andare a chiedere agli alunni nelle scuole, alle casalinghe, di non poter essere indifferente, ecco, noi non accettiamo. Non accettiamo l'indifferenza delle persone comuni, figurati se accettiamo l'indifferenza rivenduta come un diritto all'indifferenza da parte tua. E quindi questa intervista non la perdoniamo. Il giorno che ci vorrai parlare di quello che pensi, sulle motivazioni che hanno spinto in carcere tuo padre, ecco, a quel punto allora forse cominceremo ad ascoltarti. Cambiamo argomento, andiamo in un tribunale. Siamo nel tribunale di Savona. E guardate questo. Adesso lui deve riprendere a me perché sto uscendo. È una pagliacciata. Buongiorno e procedete pure. Procedete! Hai capito? La colpa è tua! Vedi, non c'è problema. Non c'è una pagliacciata. Questi signori tutti i giorni vanno in giro e i cantieri a riprendere. Adesso mi vado a venire qua. Non c'è problema. Mi arresti, non c'è problema. Tu però sei responsabile, ricorda. Uno dei protagonisti di questo video è Cristian Abbondanza, presidente dell'Associazione Casa delle Legalità Genova, si occupa di antimafia da anni, un nome conosciuto, anche molto dibattuto da quelle parti, e qualcuno dice che sia un provocatore. Ecco, ci racconta cos'è successo, non solo in questo caso nel video che appena visto, ma tra l'altro qualche giorno prima proprio lui in prima persona, e risponde anche a chi, insomma, dice che i suoi modi non sono proprio usuali. Il 5 di febbraio al Tribunale di Savona, durante il dibattimento per uno dei filoni processuali dell'inchiesta Dumper, della Guardia di Finanza a carico di Pietro Fotia ed altri, Pietro Fotia ha dato in escandescenza, ha interrotto il dibattimento e con atteggiamento chiaramente intimidatorio e minaccioso si è rivolto alla Corte, si è rivolto al pubblico ministero e agli esponenti della Casa della Legalità, tra cui il sottoscritto e il giornalista Mario Molinari. Una settimana prima, il 30 di gennaio, al Tribunale d'Imperia, uno degli imputati detenuti per il processo, la svolta, il processo all'Andrangheta dell'estremo ponente ligure, Vincenzo Marcianò, classe 77, figlio del capo locale Marcianò Giuseppe, mi ha minacciato apertamente durante una delle pause del dibattimento. Cosa notata dal pubblico ministero e gli altri presenti, che ho prontamente denunciato, così come ho fatto anche per quanto fatto da Pietro Fotia per l'ennesima volta. Questi processi, quello, la svolta a Imperia e il processo, i vari filoni del procedimento Dumper ai Fotia, rappresentano una
cessazione della stagione del silenzio istituzionale della magistratura rispetto all'illegalità e alla presenza degli uomini legati alle cosche in Liguria. Prima si negava, ora li si processa. E loro non tollerano i processi e non tollerano chi li ha denunciati e li denuncia e li indica pubblicamente. Queste non sono le prime minacce che ricevo, vi erano già state le intercettazioni dell'indagine alla svolta che documentavano la volontà di colpirmi e di ammazzarmi da parte degli esponenti del locale di Ventimiglia. Parlavano che se gli uomini di Gullace mi prendono mi ammazzano, vi sono le minacce già pervenute dai Fotia, quelle degli Strangio di San Luca, quelle non troppo velate di Flacchi, il boss di Milano, e altri. Nonostante questo non è mai scattata nessun tipo di protezione adeguata, se non una vigilanza generica radiocollegata che non mi protegge minimamente. Molti sostengono che io e la Casa della Legalità siamo dei provocatori. Forse non piace il nostro metodo di operare, ma come tutti gli altri metodi legittimi non vedo perché dovremmo cambiarlo. Noi abbiamo la brutta abitudine di indicarli con nome e cognome, di indicarli per i loro affari e di metterli tra virgolette alla berlina pubblicamente, oltre che collaborare con i reparti investigativi e la magistratura facendo denunce, segnalazioni dettagliate che hanno contribuito in molti casi a avviare e portare avanti inchieste giudiziarie, sequestri e confische di beni come quelle a Fameli, i procedimenti a carico di Nucera, di Pellegrino, dei Mamone, del locale del Basso Piemonte dell'Andrangheta e via discorrendo. Se questo è essere provocatori, allora va bene, la nostra presenza, la nostra esistenza è essere provocatori. Vedete, cari amici di Radio Mafiopoli, qui a Mafiopoli succedono cose strane. Si perde tempo a discutere tra di noi in modo molto endogamico, masturbatorio, sulle varie sfumature di coloro che fanno antimafia e sulle modalità, e poi passa così, come se fosse una cosa normale, un'intervista di Lucia Reina. Noi che più o meno parteggiamo per una natura partigiana, questa settimana decidiamo, comunque la si pensi, di stare dalla parte di Cristiano Abbondanza, a cui mandiamo il nostro abbraccio, e a voi mandiamo la richiesta di parlarne. Di parlare del nero che sta dietro quell'intervista di Lucia Riina e di parlare di comunque della volontà così bianca di Cristian.